comandante Antonio Capodicasa, 2024, 24 anni di progetto Icaro, e questa mattina e naturalmente anche domani nuovamente i ragazzi delle scuole della provincia di Siracusa per un messaggio che è importantissimo e per un progetto che è tra i più longevi in assoluto. 24 anni portati egregiamente, un progetto è il progetto della Polizia di Stato più longevo, come diceva lei, perché è un progetto che ha grandi valori dietro, soprattutto il valore della vita. E in questi 24 anni di attività abbiamo incontrato migliaia e migliaia di ragazzi, migliaia e migliaia di insegnanti, e di conseguenza anche le famiglie dei ragazzi. Abbiamo cercato di spiegare loro che sulla strada bisogna stare con la consapevolezza del rispetto delle regole, quindi niente di, come dire, di imperativo, niente di autoritario, ma attraverso la persuasione, attraverso la convinzione, attraverso gli esempi, attraverso gli storytelling, attraverso gli spettacoli teatrali realizzati, il film realizzato, i musical e quant'altro, ci siamo sforzati di far capire alle nuove generazioni che stare sulla strada è un fatto complesso, e come tutti i fatti complessi deve essere affrontato con il rispetto delle regole. Qualche giorno fa voi come Polizia Stradale di Siracusa avete anche tracciato un po' un bilancio della situazione e dello scenario, e sono gli stessi numeri a dire che c'è tanto lavoro ancora da fare, però c'è anche un messaggio che evidentemente passa. Certamente, ancora però sono troppe e tante le vittime sulla strada, soprattutto quelle dei ragazzi, quelle dei più giovani, quindi ancora tanto c'è da fare, ma il segnale è certamente positivo. Laddove si interviene sul campo della repressione, ma anche sul campo della prevenzione, quindi creare degli automobilisti, creare degli utenti della strada più consapevoli e più rispettosi delle regole, sicuramente dà una mano anche al campo della repressione, ma soprattutto dà una mano alla salvaguardia di tutti quanti noi. Ha un effetto importantissimo e profondissimo in tutta la mia generazione. Noi siamo particolarmente coinvolti ad ogni volta che veniamo qui. Mi viene da pensare a nomi come Simone Gerecitano, Maddalena Galeano o Renzo Formosa, tutti studenti anche delle Naudi, esatto, amici, molte persone qui. Molti spettatori oggi conoscevano le vittime di questi incidenti, quindi siamo particolarmente coinvolti e per esperienza personale so che questo spettacolo ha delle profonde ripercussioni su ognuno di noi. Io la scorsa volta che ho avuto modo di apprezzare lo spettacolo ho visto con molto piacere diverse paia di occhi commossi, quindi sì, ha un effetto molto molto profondo. Secondo te chi sbaglia di più alla guida? Gli adulti o i più giovani? I giovani sbagliano nel sottovalutare la civiltà e gli adulti sbagliano nel dimenticarla, secondo me.